Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su The Tenants, gli inquilini, dove andremo avanti con la nostra piccola avventura nella costruzione nella rifinitura, diciamo, dell'appartamento di nostra zia per poter metterlo in affitto, non in vendita, come ho erroneamente probabilmente detto la volta scorsa. Fantastico, ora possiamo finalmente metterci a iniziare a innovare questa casa. Pronto al rock and roll? Puoi ora accedere al tool per rimodellare, costruire e demolire i muri. Usalo responsabilmente. Va bene. Come puoi vedere, hai sbloccato nuova. Ok, remodeling, che è questo qui. Fantastico. Let's try out. Bulldoze stanno in. Ok, quindi demoliamo bulldoze e demolisci. Sono muri portanti? No? Vabbè, è un monolocale. Io direi di venderlo un po' modello città degli studenti, quindi in pratica potremmo magari fare un bagno qui e fare un monolocale bello grande. Ok, questo ritorno non male. Ora. Ok, sì, posso piazzare la porta che metterò magari qui. La mettiamo qua, è la porta qua in fondo. Sembra che tu conosca tutte le basi, ma bisogna di controllare che tutti i requisiti sulla lista siano stati completati. Ricorda che migliore sarà il design interno, migliore sarà l'inquilino che riceverai. Ok, fantastico, abbiamo anche il quadro elettrico in bagno, che è stata una gran trovata, devo dire. Vabbè, e intanto iniziamo a fare questa casa appunto per gli studenti. Quindi iniziamo a piazzarci un letto. Il letto lo piazziamo qui. Vediamo un attimo. Entrati in casa, ci troviamo di fronte. Sì, il letto è qui. Facciamo qua in fondo una sorta di cucina. Quindi andiamo qua, prendiamo un frigo. Fridge, che costa un botto, e quindi direi di no. Mettiamo questo qui che costa meno. Lo mettiamo qua nell'angolo. Perfetto. E la sedia, il letto, no, il toilet. Ok, gli mettiamo anche il bagno. Il bagno però è un po' piccolino, a dire la verità. Potremmo anche pensare di allargarlo. Quindi bulldoze, tac tac. Facciamo costruisci una parete che va di qua. L'entrata così è una merda, però va bene. Facciamolo così, va. Bulldoze questo e poi facciamo la porta e la mettiamo qui. Qui. Fa cagare, però vabbè. È solo un tutorial, lo so, ma lo affronto come se fosse la mia prima casa che vorrei vendere, diciamo, seriamente. Quindi iniziamo, gli mettiamo il water. Qui. Possiamo, si è attaccato al muro, deve essere. Perfetto, gli mettiamo una sedia. Dice una sedia, ma io gli metto poi questa. La ruota. Ok. E gli metto anche un tavolino. Cioè, adesso quello che ho sbloccato prima. Mettiamo un tavolino così. Dice che non va bene lì. Quindi la spostiamo. La mettiamo qua. Così. C'è dentro più o meno tutto, ma a me io non sono ancora soddisfatto perché voglio completare questo bagno, quindi gli voglio mettere una doccia che gli metterò qua a fianco. E gli voglio mettere anche un mobile da bagno, così. C'è anche uno specchio, se c'è uno specchio glielo metto. No, però c'è la lavatrice, gli studenti serve, quindi gliela mettiamo e uno stendino che mettiamo qui. Che però non lascia più entrare nessuno in doccia, quindi lo muovo e lo piazzo magari qui, così, dai. No. Allora mettilo qui.
Che cacchio. Lo stendino non sa da fare. No, ok, dai. Ecco, questa mi sembra un inizio di casa per studenti. Va bene. Ready for renting. Finalize. Leave. Ma posso andarmene così? Sì, ho ready for renting. Leave. Ok, sembra che tu abbia lasciato la tua casa pronta per il, diciamo, l'affitto. Vero, voglio mettere in pausa. Ora vai nel Open House panel e inizia ora. Durante l'Open House vari clienti verranno e controlleranno l'appartamento. Ok, quindi clicco, faccio Begin Open House. Allora, dobbiamo scegliere dove. Volantino. Quindi mi costa 0 perché è proprio giornale, $350, e radio. Ah, questo è tipo di affitto. È tutto l'appartamento o le stanze? Inizio l'evento. Ah no, il primo volantino è gratis, non il volantino in generale, ok. Sembra che abbiamo un nostro primo potenziale inquilino. Che è come eccitante, clicca su di lei e prova a vedere, a fare un buon accordo. Ricorda che più gli piace l'appartamento, più sarà disposta a pagare. Va bene, buonasera. Background check. Ah, posso spendere per sapere il suo background. O per sapere la sua storia di affittuaria. Ma adesso che siamo nel tutorial non ci sarà sicuramente nulla da scoprire, quindi direi che contattiamo. Buongiorno signora. Allora, ha una buona opinione. Ha un prestigio F, vabbè. Questi sono i costi. Ah, per 6 mesi. Posso chiedergli di più o di meno. Qua stiamo sotto i costi. I costi fissi che dovrebbe avere lei, 1200, no, che abbiamo noi come proprietario, 1200 come il mio, l'affitto che avevo quando facevo l'università, diviso vari inquilini ovviamente. Ottimo lavoro, abbiamo il nostro primo inquilino, spero che sia felice. Va bene, ok, quindi sta chiamando gli amici? Sta chiamando a casa per dire che è tutto ok? La 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 la. Cosa fa? È contentissimo e va a vedere il bagno anche. Vabbè, e quindi noi cosa possiamo fare? Abbiamo un messaggio. Ah, ci sta... Attenzione. È arrivato un delivery e gli ha portato il cibo in bagno. Va bene. Allora, abbiamo un messaggio dalla nostra inquilina. Caro Indy, sono profondamente felice che abbiamo concluso il nostro accordo. Da ora sarai in grado di contattarmi su questo numero. Sinceramente, Cindy Houston. Ok, la mia inquilina ha mangiato. Va bene, dai, ha mangiato. Sono contento. Questo è l'ultimo lavoro che ci avevano strapagato. E ora che si fa? No, giusto così per capire, perché devo ottenere degli obiettivi. Però in realtà io vorrei andare a fare... Aha! Adesso il gioco si apre e ci dà la possibilità. Ricordiamo una closed beta, quindi non è un gioco completo. Però possiamo vedere che qui si può fare qualcosa. Però non si può comprare ancora, non ce lo lascia fare. Intanto le mie proprietà, i miei inquilini. Ok, va bene. Allora vediamo un attimo qua. Finances overview, jobs, vediamo se abbiamo altro da fare. 2000, no, facciamo un altro lavoretto così per vedere se... Perfetto, dobbiamo, è molto semplice, molto intuitivo come inizio. Allora, ci danno un po' di soldi.
Ok, ci danno 5.000 dollari. Allora, dobbiamo fare una camera da letto qui. Un letto. Linoleum, exercise, decoration. Ok. Allora, furniture, camera da letto. Un letto normale. Mettiamo così. Poi. Vuole il pavimento di linoleum. Gli mettiamo questo, proprio totalmente osceno. Le pareti gialle. Chi non vuole le pareti gialle? Fa veramente cagare. No, però no, in effetti ha il suo perché. È un po' un colore da bambino, è così, però molto bene. Vuole exercise, quindi cose da, diciamo, per fare un po' di esercizio. Quindi mettiamo questo. Mettiamo di qua, che non dà fastidio. E delle decoration che non so che cosa voglia, ma possiamo mettergli questa, gli mettiamo uno smile che ride, il letto non gli piace, dobbiamo muoverlo, lo muoviamo qui, perché no? Move, non piace? Lo metto qui? No, non me lo lascia più fare perché. Ah, no, sono un pirla. Perché sto coso qui dà fastidio all'entrata, infatti. Abbiamo messo decorazioni, esercizi, c'è tutto. Andiamo a consegnare. Deliver job. Total Make Renovation. Ok. Ah, ok. Abbiamo sbloccato sul cellulare i lavori di ristrutturazione anche per quanto riguarda le pareti delle case, quindi dovremmo fare quello che magari facevamo in House Flipper a mano in prima persona, qua invece lo faremo in terza, insomma, vista dall'alto. Non piace tanto, però abbiamo sbloccato la cucina grigia. Quindi, insomma, di cose interessanti ce ne sono. Abbiamo sbloccato, dobbiamo scalare ora la classifica. Seguendo le missioni. Quindi quello che faremo da qui a prossimamente è il continuare a fare queste missioni e completare e guadagnare reputazioni. Al momento non credo ci sia altro che qua possiamo fare, nel senso che abbiamo i nostri inquilini, che tra l'altro adesso non mi ricordo neanche più dov'è. La casa che ho io, non mi ricordo, eccola lì, questa. Credo, no, no, però vendono questa casa, 161.000 dollari, cioè dovremmo comprarla, 30 metri quadri, un piano, molto interessante come cosa, molto molto molto. Ne vendono anche altre qui. Ah, open up, che è successo? Uno dei tuoi, ah ok, uno dei miei inquilini rompe le palle. Ascolta, ho una situazione qui. C'è una. Ah, ok. Un tubo che perde. L'acqua sta spruzzando fuori controllo. Puoi fare qualcosa? 25 dollari le manderò qualcuno. Ok. E se no, gli posso dire di no. E se lo fa lei? Ah, ok. Adesso un altro problema. Come puoi vedere. Puoi pagare ogni conto separatamente, ma per ora pagherai tutti i conti allo stesso momento. Da ora dovrai tenere sott'occhio i tuoi pagamenti. Beh, io non sono bravo con i numeri. Allora, Cindy Houston ci pagherà tra 6 giorni. Dobbiamo pagare l'elettricità. Cioè, scusa, ma non li paga lei? Ok, open house, job unlocked. Nuovi lavori ancora da fare, molto bene. Newspaper, marketing unlocked. Ok, sì, ok, ora ci si è sbloccato praticamente tutto. No, l'unica curiosità che ho io adesso vorrei allontanarmi e vedere dov'è la mia inquilina. Perché non riesco a capire dov'è. O che non la vedo, io sono pirla.
Insomma, qua adesso abbiamo questa manage. Posso rompere il contratto, ricordare i debiti. Cavoli, non ho pagato. Glielo ricordo educatamente. No, anche perché non mi paga e io... Oh, sembra che il tuo inquilino abbia dimenticato di pagare il suo primo... Fortunatamente c'è una cosa che puoi fare. Sì, sì, ma è quello che ho fatto. Remind politely. Ah, posso disdire il contratto se non paga senza niente. Glielo ricordo educatamente. Sì, no, capito. Però l'ho già fatto, non c'è problema. Remind politely. Sì, l'ho fatto prima. Vedete che ho rotto il gioco perché gliel'ho fatto in anticipo. Sì. Vediamo. Messaggi. Sorry. Non ho soldi. Remind politely. Ora dobbiamo aspettare. Sì, è quello che mi ha detto. Ok, ho il prestito a 6 mesi sbloccato adesso. Si sta facendo molto interessante, per quanto l'unica cosa che io non riesco a capire... Ok, forse ho trovato. Lei lavora in fast food. Ok, mi ha appena detto che mi ha appena pagato. Abbiamo una buona relazione. Però... Quindi io non ho diritto a vedere casa sua adesso. Comunque no, mi ha appena detto che ha pagato. Me l'ha appena mandato, vediamo se ha pagato. Sì, perché non abbiamo debiti, ne abbiamo preso i nostri soldi. È tremendamente figo questo gioco, mi ispira molto. Mi dispiace, o comunque sono malvagio, ad avervi tenuto su 2 episodi. Però, a voi piace vedere più episodi di un gioco in modo da approfondirli un pochino, ecco, questa era una buona occasione per farlo. Ragazzi, come sempre io attendo un vostro parere qua sotto nei commenti, ultimamente soprattutto in concomitanza del vlog. Siete stati molto partecipi e l'ho apprezzato tantissimo. Sto cercando sempre più di portare titoli interessanti e a questo proposito... C'è anche la possibilità che io arrivi a far meno video la settimana, ma di giochi veramente fighi, se i giochi fighi tarderanno, diciamo, ad arrivare in massa. Quindi vedremo un attimino quello che succederà. Per intanto, questo era The Tenants, la closed beta, non si sa quando uscirà, deve essere ancora annunciata la data, non so se effettivamente sia accessibile a tutti, perché io comunque ho ricevuto la beta. Non sarà molto probabilmente, non diventerà il gioco definitivo alla fine, quindi bisognerà vedere se poi che prezzo avrà, lo valuterò. Però questa è una cosa beta e invitano gente per test, quindi se volete provare a consultare il sito, magari la prossima ondata di chiavi sarà per voi. Un abbraccio a tutti, non dimenticate come sempre qua sotto nei commenti di farmi sapere cosa ne pensate. Se vi va, attivate la campanella, non lo chiedo molto spesso, però insomma ricevete tutte le notifiche di quando i video escono, dei giochi nuovi. Alla prossima e ciao.